Dopo il boom degli anni Ottanta e la riqualificazione del centro storico, dovuto anche a una grande pioggia di fondi pubblici che sono arrivati, soprattutto successivamente al sisma del 1990 e quindi alla legge 433, che ha contribuito alla ricostruzione di Ortigio e dei suoi edifici, sia pubblici che privati, assistiamo in questi ultimi anni a un certo decadimento dell'isolotto. Ne parliamo insieme a tre amministratori, parliamo con l'ingegnere Franco Formica, vicepresidente del Consiglio Comunale ed esponente del Partito Democratico, con Edi Bandiera, coordinatore provinciale dell'UDC e presidente del Consiglio Comunale, e con Fabio Rodante, avvocato e capogruppo di Futuro Libertà in Consiglio Comunale. È forse mancata una concertazione fra amministratori, commercianti, residenti in una proposta che comunque di fatto rivoluzionerà non soltanto la vita degli ortigiani, ma anche quella dei residenti e dei turisti? Proprio nella sua premessa mette il dito sulla piaga, perché è proprio a mio avviso quella che è la mancanza di concertazione che si è caratterizzata negli ultimi anni, negli ultimi mesi, a far venire meno quella opportunità e quella possibilità di compiere le giuste scelte che riguardano il territorio. Abbiamo avviato come Consiglio Comunale l'esame del piano particolareggiato e proprio nel momento in cui i tecnici redattori ci parlavano delle scelte che la politica voleva fare proprio in materia di residenzialità e di posti letto vani da destinare al turismo, io proprio in quel caso ebbi modo di chiedere proprio ai tecnici quale livello di concertazione vi fosse stato a monte per addivenire, per consentire alla politica di poter fare le giuste scelte. Non le nascondo che la risposta è stata disarmante, perché non c'è stato alcun tipo di concertazione. Così come è successo per la zona a traffico limitato, per cui a mio avviso prima ancora di parlare di scelte è importante parlare di metodi. Non c'è dubbio che appunto alla base non può che essere, deve essere posto in essere proprio quel percorso di condivisione di esigenze, di poter contemplare le esigenze di chi da una parte è residente e ha diritto a vivere una residenza, come dire, serena, gratificante, e di chi invece è un commerciante o di chi è un turista. Da questo equilibrio, che poi è quello che la politica sana deve garantire, a mio avviso devono scaturire tutte le scelte conseguenti. Tuttavia, quando noi parliamo di zona a traffico limitato è indubbio parlare anche di, appunto abbiamo detto, di servizi. Avvocato Rodante. L'amministrazione Visentin ha una grave responsabilità, quella di non aver garantito e tutelato il servizio di Go Bike, il servizio Transfert che era garantito fino a poco tempo fa. Se dovessi fare una scelta oggi, io andrei contro le previsioni di questa giunta municipale e resterei vincolato all'idea di zona a traffico limitato a tutela dei residenti e dei turisti che vengono a Siracusa non soltanto per godere del sole e del mare, ma anche e soprattutto per godere del nostro straordinario patrimonio architettonico. Il piano particolareggiato di Ortigio è quello strumento che serve a dettare le linee del futuro dell'isolotto. La sua redazione è stata connotata da una serie di ritardi, giungerà in Consiglio Comunale con almeno 12 anni di ritardo. In questo momento la Commissione Urbanistica del Comune, presieduta da Roberto Messina, si sta occupando della verifica della bozza di piano particolareggiato che è stata inviata dalla Giunta alle commissioni. L'ingegnere Franco Formica è componente della Commissione Urbanistica. Cosa ne pensa? Un piano particolareggiato deve avere alla sua base delle scelte importanti, per cui una filosofia che lo guidi nella sua redazione. E questo piano manca proprio di questa filosofia. Non solo, ma non ha tenuto conto, certamente, e questo l'abbiamo già verificato in sede di Commissione Urbanistica, degli atti di indirizzo del Consiglio Comunale. Tra le criticità che sono state indicate da lei e comunque dal Partito Democratico vi è quello di una sorta di proliferazione di alberghi. Si è parlato addirittura di Ortigio come alberghificio, ovvero questo piano particolareggiato agevolerebbe la nascita di strutture alberghiere. È troppo facile sparare sulla Croce Rossa, ok? Usiamo questo piccolo slogan. Allora, il piano è facilmente attaccabile. Il vero problema è quello che dicevo prima. Se io non ho capito e non ho deciso e non ho interpretato cosa effettivamente voglio fare dell'isola, si parlava prima di ZTL, le dico una cosa, la ZTL non è uno strumento che si fa per danneggiare il commerciante, non è uno strumento che si fa per danneggiare il residente, ma è uno strumento che va attuato nel momento in cui ho attuato il piano particolareggiato, cioè dati i servizi, realizzato il piano particolareggiato, atto la ZTL. Presidente Bandiera,
fra le esigenze di un centro storico, abbiamo detto sicuramente i servizi per quanto riguarda la ZTL, quindi anche la valorizzazione turistica, ma per la gente che ci vive e che vuole venire ad abitare, cosa dobbiamo assicurare? Il centro di Ortigia è tornato a uno splendore particolarmente apprezzabile, vi sono ancora delle aree più periferiche dell'isolotto di Ortigia che necessitano ancora di grande attenzione proprio in termini di riqualificazione e quindi di vivibilità del territorio. Garantire vivibilità, garantire la residenzialità, a mio avviso tutto passa per incentivare, tutto passa per quelle scelte che in gran parte non si è avuto il coraggio di fare, perché non si è definito a tutt'oggi quale deve essere la destinazione d'uso di grandi contenitori culturali. Assistiamo a una ZTL che io stesso non so definire negli orari, nelle giornate, perché siamo trovati davanti a scelte tutto sommato di un'amministrazione che si è rivelata pavida, che da un lato ha voluto fare ma il giorno dopo ha pensato di fare marcia indietro per poi fare qualche altro passo avanti ma tre indietro. È chiaro che in questo contesto di disordine, di non certezze, il tutto diventa difficile. Il presidente Bandiera ha accennato a un'altra grande questione di Ortigia, quella dei contenitori culturali o dei contenitori pubblici. Ingegnere Formica, cosa ne pensa di questi grandi contenitori dimenticati? Ora, le amministrazioni che si sono succedute negli anni passati hanno commesso, diciamo, grossissimi errori, quelli di aver avuto a disposizione grandi somme di denaro per il loro recupero, per la loro ristrutturazione, per le spese malissimo, tant'è che ci troviamo oggi di fronte a diversi di questi edifici che hanno già subito vari cicli di ristrutturazione e a tutt'oggi non sono utilizzabili, della caserma Caldieri così come della la lista infinita. Ricordiamoci per esempio il convento di Cinque Piaghe, oppure il convento dell'ex convento di Sant'Agostino, sì. il carcere borbonico. Addirittura ci sono edifici che sono al contrario arrivati ad essere completati in ognuna delle sue parti strutturali e dei servizi interni, parlo anche, non so, degli ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, degli impianti di condizionamento, e non sono stati mai utilizzati, tanto che di notizia di pochissimi giorni fa si è dovuto intervenire con un nuovo appalto di opere di nuova ristrutturazione per importi anche importanti, si parla di 500-600 mila euro per ripristinare ciò che già era stato ristrutturato qualche anno fa. Lei aveva lanciato una proposta, aveva parlato di affidare la gestione ai privati. Allora, stavo arrivando proprio a questo, ma questa era, diciamo, è e rimane una provocazione nei confronti di un'amministrazione incapace. Evidentemente un'amministrazione capace, che sa dove trovare i fondi per ristrutturare i suoi gioielli di famiglia e sa essere veloce nel darli in uso, onde evitare che questi possano ricadere nuovamente nell'oblio dell'autodistruzione, non avrebbe difficoltà di nessun tipo. Laddove le amministrazioni non sono capaci di individuare quelle fonti di finanziamento utili a recuperare il proprio patrimonio, evidentemente devo ricorrere ad altre forme di finanziamento, e in questo caso ho sempre detto più volte che i privati sarebbe stata la soluzione migliore. Restaurare un edificio e lasciarlo chiuso, come nel caso dell'ex convento di Sant'Agostino, dove sono stati spesi 2 milioni di euro per poter allestire all'interno il museo del papiro e locali della soprintendenza, viene anche in mente il caso dell'ex convento di Sant'Agostino come emblema dello scandalo e dello spreco delle risorse pubbliche. La regione ha stanziato 2 milioni di euro e li ha spesi per restaurare l'edificio di via Nizza, destinando al museo del papiro e a parte dei locali della soprintendenza. Tuttavia il trasloco non è mai stato fatto perché i locali non erano adeguati a poter ospitare sia i reperti papiraci che i locali della soprintendenza. Oggi la regione fa un ulteriore appalto, 500 mila euro per il restauro del restauro. E comunque la situazione di scandalo non è soltanto relativa a questo, ma un altro caso emblematico può essere quello del liceo classico o dell'ex convento del Carmine. Voi consiglieri avete fatto anche una serie di sopralluoghi, avvocato Rodante. Io ho partecipato più volte a sopralluoghi di questo tipo e ritengo che sia forse l'esempio più lampante di come un'amministrazione possa dettare le linee guida della propria agenda politica rivolgendo il proprio sguardo interessato ad altre tematiche della città. Evidentemente il recupero del nostro patrimonio monumentale non è stato la priorità
delle amministrazioni odierne, sia comunale che provinciale. È una cattiva abitudine di tutti coloro i quali hanno pensato sempre al pubblico come un peso, un limite, il classico pozzo di San Patrizio dove non si raggiungeva mai la fine perché troppe erano le risorse necessarie per recuperare e per ottenere una fruizione dello stesso immobile. E questa cattiva gestione del patrimonio immobiliare comunale si può rivedere anche nell'impiantistica sportiva, ma anche nei contenitori culturali. Presidente Bandiera, forse è mancata una visione, comunque una programmazione per quanto riguarda il futuro di Ortigia, perché come diceva l'ingegnere Formica, il fatto di dare destinazioni d'uso flessibili non è una cosa positiva. Bisogna avere il coraggio delle scelte, che a mio avviso è mancato. Non si sono colte opportunità straordinarie, perché io credo che Ortigia di alberghi sia sufficientemente piena. È noto che in economia e soprattutto dalle nostre parti il privato riesce a correre molto più del pubblico, per cui siamo arrivati al paradosso che c'è dove ospitare la gente ma non c'è cosa far fare alla gente, e allora una scelta puntuale, attenta, non poteva che essere, come dire, richiesta e pretesa dalle amministrazioni che negli anni si sono succedute. Penso a un grande tema, quello del turismo congressuale. Penso che il carcere borbonico, con quella destinazione culturale che il Consiglio Comunale ha più volte voluto ribadire, possa essere quell'elemento importante di crescita del prodotto interno lordo dell'intera provincia, sulla base dello sviluppo turistico e culturale che ci vogliamo dare. Fra l'altro consentirebbe anche di poter destagionalizzare l'offerta turistica. Avvocato Rodante, che cosa ne pensa non soltanto della gestione del teatro comunale come esempio, ma anche della gestione dei siti che ospitano eventi a Ortigia e che comunque sono tanti? Abbiamo più volte dibattuto su questo tema. È ovvio che pensare a un bel contenitore senza anticipare la programmazione del contenuto lascerà, come al solito, maturare ritardi anche nelle future stagioni, che speriamo essere non solo teatrali, ospitate dal Teatro Comunale di Siracusa. Qualora si dovessero completare questi lavori infiniti, abbiamo perso il conto delle inaugurazioni, dei tagli dei nastri che si sono susseguite nel corso degli anni, dovremmo cercare di gestire questo vero patrimonio collettivo non solo attingendo alle risorse nostrane. La città di Siracusa riesce a garantire gran parte dei propri calendari di eventi con la moltitudine di associazioni private, comitati, artisti locali e non solo, che trovano nella città retusea e soprattutto nell'isola di Ortigia un palcoscenico naturale unico. E con l'esperienza maturata dalla Fondazione Inda, che gestisce la stagione teatrale al Teatro Greco da diversi anni, e la capacità attrattiva che ha, nonostante alcune lacune della nostra classe politica dirigente, che ha la nostra città, i grandi nomi del palcoscenico e del panorama culturale italiano e internazionale farebbero a gara per poter coordinare le attività culturali di un teatro come quello comunale di Siracusa. È un progetto ardito, però manca sempre dell'idea di base. Allora, che cosa devo fare dell'isola di Ortigia? Mi viene quasi da ridere, però in effetti è così. Allora, io non devo pensare ai singoli interventi, cioè non posso pensare se mettono un ponte in più o un ponte in meno se non so prima che cosa devo fare dell'isola di Ortigia. Allora, i due ponti non sono assolutamente sufficienti. L'unica zona ampia dove potrebbero raccogliersi gli abitanti di Ortigia in caso di calamità naturale, speriamo che non ce ne siano mai, è sicuramente la zona così del piazzale delle Poste, ex Poste evidentemente, e lì deve esserci un punto di fuga, per cui un ponte che mi colleghi alla terraferma, e non può essere soltanto pedonale, perché dovrebbe essere quello che mi consente di fuggire dall'isola, ma quello che consente anche agli aiuti di entrare in Ortigia, per cui eliminarlo, anche questo mi sa più di follia politica, se vogliamo così dire, perché non voglio entrare nei meriti tecnici del sindaco in quanto ingegnere, ma è sicuramente di follia politica, perché non
posso immaginare di togliere un elemento fondamentale per la vita di Ortigia, perché significherebbe renderla ancora meno viva di quanto non la sia adesso, dopo 15 anni di cattiva amministrazione.